La forza del mare di questi giorni ha nuovamente accentuato la già difficile condizione della costa teramana, in particolare nella zona nord dal Badriatica, dove la mareggiata di sabato ha infatti provocato lo sprofondamento di una parte dei massi posizionati sulla battigia un mese fa dalla regione, per proteggere gli stabilimenti da ulteriori danni, il che potrebbe ridurre la capacità difensiva della barriera e rappresentare un problema se nei mesi a venire arrivasse una burrasca più forte. A Pineto, in a. Dalla forza del delle onde la pista ciclabile pedonale all'interno della pineta Catucci nel cuore di Villardente mentre a Silvia alcune criticità si sono registrate sulla costa sud all'altezza del parco Peter Pan, ma solo dove non sono stati ancora completati i lavori già programmati in difesa della costa. Sì, diciamo il tratto interessato è quello già compromesso negli ultimi mesi e dunque eh, è il tratto che doveva essere interessato ai prossimi lavori. Eh, la regione Abruzzo con le operazioni. Marittime marittimi ha stanziato 90.000 euro di somma già qualche mese fa, stiamo per partire e mettere sicuramente in sicurezza e in protezione un'area critica soprattutto nella zona diciamo, costiera che abbiamo qui alle spalle. Per questo motivo l'obiettivo dell'amministrazione Silva rola è quello di accelerare il più possibile il completamento degli interventi. I lavori diciamo, di messa in sicurezza verranno diciamo, espletati appena le condizioni meteo saranno migliori. Eh, Contiamo di, di terminare per marzo e, e per la stagione estiva essere pronti insomma, con il ripristino dell'arrenile anche attraverso il ripascimento morbido. Eh, naturalmente, la, la ditta con la Draga sta posizionando ancora eh, le barriere soffolte, eh, appena le condizioni meteo permetteranno insomma, di completare questo lavoro, e, e ovviamente stiamo per appaltare il secondo lotto proprio per migliorare e rinforzare queste strutture a pennelli e a barriere soffolte. Eh, andando verso diciamo, la zona in, eh, più erosa in questo momento. La nota positiva è che comunque il lavoro svolto fino adesso ha portato i suoi frutti. La nota positiva è che dove è stato completato naturalmente la, la costa è stata protetta, eh, ovviamente dove diciamo, i lavori sono iniziati ma non sono terminati eh, in questo tratto abbiamo ancora una fase di sofferenza. Però è anche vero che dobbiamo necessariamente completarli, anzi allungare un attimino quest'area, questa zona, perché comunque il mare non aspetta e la situazione erosiva sta andando verso il centro della città.